In collegamento con la nostra redazione sociale con Luca Pompei, che oggi è stato molto attivo questa mattina perché purtroppo c'è stato anche il ritrovamento di un cadavere in decomposizione, ma è andato a seguire anche una protesta e quindi torniamo anche nel campo della sanità. Luca, buongiorno. Buongiorno Marina, sì, brevemente la vicenda, visto che l'hai citata, la vicenda di Santa Filomena, il cadavere di un uomo all'interno di un'autovettura abbandonata sotto il cavalcavia nei pressi della sede Caritas di Montesilvano. Al 90% si tratta di morte naturale, l'uomo era un senza tetto di 50 anni, extra comunitario, da mesi viveva un po' come poteva in quel circondario, di lui non si era saputo più nulla da diversi giorni, lo hanno ritrovato all'interno di un'autovettura abbandonata, privo di vita, tra l'altro il corpo in avanzato stato di decomposizione purtroppo. Mentre per quanto riguarda la protesta che è andata in scena oggi davanti al pronto soccorso di Pescara, Nando Del Giovane, medico del 118, ha iniziato da oggi uno sciopero della fame per protestare contro una vicenda che non si sblocca. Si tratta di centinaia di medici del 118 attualmente convenzionati che potrebbero passare allo status giuridico di dipendenti, e questo darebbe una grossa mano in un momento di estrema criticità, soprattutto per quanto riguarda l'emergenza. Il loro apporto in qualità di dipendenti e non più di convenzionati potrebbe essere un grosso ristoro per tutta l'emergenza che stiamo vivendo, soprattutto in un settore delicato come quello del pronto soccorso. Questo però non avviene, le istituzioni sono abbastanza restie a fare questo passaggio, non tanto per mancanza di risorse, perché ci ha spiegato Nando Del Giovane le risorse ci sono anche alla luce dei tanti soldi alla sanità per la pandemia e per il PNRR, quindi le risorse ci sono, manca la volontà politica soprattutto per via delle resistenze di altre categorie come quella dei medici di base, che non vedono di buon occhio questa operazione, perché verrebbe loro, dice Del Giovane, verrebbero loro a mancare dei privilegi. Ha iniziato oggi lo sciopero della fame Nando Del Giovane, l'assessore della sanità Nicoletta Verì si è detta già disponibile ad ascoltare le istanze, ma il problema è un problema nazionale. Il ministro della Salute Speranza, che da questo punto di vista non vuole nemmeno ricevere i medici del 118. Questa protesta parte da Pescara, ma presto si amplierà su tutto il territorio nazionale. Sta di fatto che da oggi Nando Del Giovane farà lo sciopero della fame lì davanti al pronto soccorso di Pescara e nel contempo raccoglierà anche delle firme per una petizione per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. Te Marina.